Bene, oggi è avvenuto un fatto straordinario per quanto riguarda una struttura privata, l'inaugurazione del punto di ascolto del Tribunale del Malato presso il Centro Clinico San Vitaliano. È una cosa, credo, unica in Calabria. Sì. Siamo con la signora Celia Emilia, che fa parte della sezione di Catanzaro di cittadinanza attiva, Tribunale per i diritti del malato. Cosa sta accadendo? In effetti lei lo ha già detto, è un fatto estremamente straordinario quello di avere avuto questa richiesta da parte di una struttura privata di una nostra presenza all'interno della loro struttura. Come si agisce, come si interagisce in questo caso un punto d'ascolto del Tribunale del Malato? Cioè, avete degli uomini e delle donne che parlano con i malati, si confrontano, cosa avviene? Sì, in pratica noi abbiamo uno sportello, ne abbiamo uno all'interno del Pugliese, dovremmo aprirne un altro giù al Policlinico Mater Domini e ora ci sarà anche questo, che sarà aperto non solo all'utenza della struttura ma anche a tutti i cittadini della città. Noi abbiamo un gruppo di volontari, siamo tutti dei volontari, quindi il nostro lavoro è basato sul volontariato. Ascoltiamo i pazienti e cerchiamo di orientarli, cerchiamo di dare loro dei suggerimenti e di accrescere la consapevolezza di quelli che sono i loro diritti. E così alcune volte li affianchiamo, perché certamente non tutti sono in grado di poter risolvere i propri problemi da soli, e quindi in quel caso noi stiamo vicino a loro, ma in genere cerchiamo di sviluppare quell'empowerment nel cittadino perché possa essere lui stesso attore delle proprie azioni. Cecilia, quali sono i tre punti di criticità in questo caso legati al malato, colui che ogni volta ha bisogno di qualcosa? Intanto la burocrazia, credo. Sì, la burocrazia occupa un posto importantissimo, perché ci sono delle trafile, dei passaggi doppi, tripli. Alcune volte per arrivare ad una prestazione si devono fare delle file interminabili. Il pronto soccorso è anche lì, insomma, 6-7 ore. Andrebbe un attimino organizzato meglio. È chiaro che insomma ha necessità di avere più personale, però in questo momento sono penalizzati dal fatto che il piano di rientro ha bloccato il turnover, per cui non si possono fare assunzioni. E la comunicazione, che sta alla base di tutto. Io credo che questa struttura è avvantaggiata rispetto al pubblico proprio per come si porge ai pazienti, cioè, e noi sosteniamo sempre che si possa possono dire le cose peggiori ad una persona, purché venga fatto con un certo garbo e con una certa attenzione, il cittadino accetta, invece è la maleducazione, è l'arroganza, è il fatto di trovarsi con gente spocchiosa che pensa di camminare 2 metri sopra il cielo. Io parlo sempre dell'amore della missione dei medici, degli infermieri, ecco, spesso trovano questa arroganza dell'infermiere, del medico, nel pubblico, e qui invece cioè la differenza è fatta proprio da questo. Lei ha visto insomma oggi come si è sviluppata questa nostra questo nostro incontro, questo protocollo che si è fatto. Esatto, sì. Quindi noi saremo qui per ascoltare i cittadini, sperando che non abbiano delle grosse necessità, perché ripeto, qui Sì. Mi chiamano spesso e mi dicono: Lino, oggi al pronto soccorso hanno esagerato, oggi al pronto soccorso abbiamo subito violenza, cioè inteso 8 ore, 7 ore, dalle 2 di pomeriggio alle 9 di sera. Cioè, com'è possibile che una persona, che può essere codice bianco, arancione, rosso, qualunque esso sia il codice, e poi abbiamo capito che spesso sono sbagliati i codici, perché chi è che stabilisce in una prima fase? In una prima fase deve essere un infermiere che però ha fatto un corso per il triage, cioè non è che ci si inventa, deve essere assolutamente una persona che qualificata, sì, che ha fatto un corso e quindi deve essere in grado di stabilire di fronte a cosa ci troviamo. Poi guardi, io mi sono fatto un'idea. Sì. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Non credo che un cittadino vada lì perché vuole picchiare qualcuno o vuole avere delle reazioni terribili. Quindi se questo accade vuol dire che c'è l'esasperazione, che qualcuno ha
risposto in maniera sgarbata e poi si innescano questi meccanismi e la gente impazzisce. Come voglio anche dire che se un medico fa un errore, non lo fa volutamente, certo, non credo che la mattina si alza e dice io oggi voglio sbagliare e voglio rovinare quel paziente. Può accadere. E allora allo stesso modo accade che ci sono persone che dovrebbero porgersi con un garbo diverso per evitare che ci siano poi queste reazioni abnormi. La testimonianza di una volontaria cosa l'ha spinta? Io veramente ho vissuto delle esperienze a livello personale che mi hanno poi nel tempo fatto maturare questo desiderio. Medalilo che poi... Sì, perché ho vissuto esperienze con la mia mamma, ho vissuto esperienze anche personali sulla mia pelle che mi ha fatto maturare questo desiderio di essere utile per gli altri. La causa famosa. Esatto, perché non accada ad altri, come diceva prima la collega Emilia. Io sono molto contenta perché l'entusiasmo di Emilia è molto contagioso e io veramente spero, anche se ho iniziato da un annetto, di essere sempre più presente e utile a questo scopo, sì, perché c'è davvero tanto bisogno, soprattutto nelle strutture pubbliche, l'ha già detto la collega. Signora Emilia, cosa possiamo dire a chi è a casa in caso di emergenza di un diritto mancato al malato? A chi si deve rivolgere? Possono venire nei nostri uffici, noi siamo presenti. Parliamo della Calabria, un messaggio per la Calabria. La Calabria, in quasi tutte le città abbiamo una nostra sede, per cui basta chiedere dove ci troviamo e possono rivolgere. Su Google cercare, fare un motore di ricerca. Sì. Siamo devono cliccare. Cittadinanza attiva, tribunale.it e vedere dove siamo dislocati, quali sono le sezioni periferiche. Grazie. Bene, abbiamo parlato con la cittadinanza attiva, questo protocollo, questo progetto importante, credo sia unico in Calabria. E qui noi abbiamo già parlato con il dottore Bonaventura Lazzaro, direttore sanitario del Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro. Cosa sta avvenendo? Cioè, in pratica è talmente un'eccellenza la struttura in merito a quello che è la cura, la dedizione verso il malato, che invitate il Tribunale del Malato ad entrare dentro quasi a verificare, una cosa che di solito non avviene. Sì, non è detto che siamo un'eccellenza, sicuramente si può... Le testimonianze sì. Appunto, testimonianza importante e la possibilità di avere un margine di miglioramento e verificarlo, questo è importante. L'unicità della cosa non consiste soltanto che è l'unica struttura privata che ospita, certo, quanto proprio quello che dicevi, cioè siamo stati noi ad invitare. E quella meraviglia che la responsabile, la signora Celia, mi ha dimostrato il giorno in cui per la prima volta le ho fatto questa proposta, questa meraviglia, dice, ma noi di solito sono i pazienti a interpellarci. Ecco, col tempo fino ad oggi è stata sostituita da un entusiasmo per la cosa che è andato crescendo. La cosa mi fa piacere perché è reciproca, senz'altro. Parlando, io ho registrato prima le storie della mamma verso il figlio di Simone, cioè la mamma di Simone, signora Maria, verso Simone, e del figlio di questo caso che curava la mamma. Ecco, un esempio, una testimonianza straordinaria che ha commosso anche noi che abbiamo registrato al di fuori della struttura questa storia, una storia di vita. È una storia di vita. Queste, se vogliamo, sono già testimonianze importanti, al di là di quello che potrà fare il Tribunale per i diritti del malato. Però è vero pure che le persone non sono tutte uguali, ogni situazione nuova ha delle sue peculiarità e non sempre viene compreso del tutto quello che è la dedizione che si può dare a pazienti che comunque seguono dei percorsi che sono estremamente tortuosi. In alcuni casi il rapporto è un poco meno oliato. Allora il fatto che ci possa essere un mediatore, e il Tribunale dei diritti del malato non fa altro che mediazione tra esigenze del cittadino, in questo caso del paziente, e gli operatori, non può che fare bene per migliorare questo rapporto e fare sì che questi percorsi possano essere appena meno tortuosi. Bene, come sono. Io ringrazio, anche perché state andando avanti, sta funzionando la radiologia, sta avendo anche riscontro importante questo della radiologia con il dottor De Caridi. Sì, è importante, ma è una delle articolazioni del Centro Clinico San Vitaliano e non è l'ultima. Ci sono anche altre iniziative
Dicevo un po' per scherzo che non si fa il tempo a pensarla una cosa che se ha valore viene messa in pratica, e questo è una realtà. Noi da qui a pochi giorni presenteremo un'altra cosa di cui siamo già orgogliosi prima ancora che nasca, che è il consultorio oncologico, che non è un ambulatorio oncologico ma è un gruppo, un'equipe, un gruppo di ascolto che è composto da oncologo, psicologo, assistente sociale, infermiere e volontario per capire un po', per dare a chi lo richiede delle informazioni, se non altro è già un punto di partenza importante, a 360 gradi a chi purtroppo incorre in una diagnosi oncologica, assolutamente, che spesso si trova smarrito, e allora la prima cosa da fare è prendere una valigia e andare via. Allora, dare già ascolto a queste persone e dare delle informazioni di base su e quale sarà, per non sbagliare, appunto, e dare delle indicazioni su quale sarà questo la loro strada, il loro percorso, penso che sia una cosa importante. Anche questo è, non voglio dire un unico, ma sicuramente una rarità. Grazie, dottore Lazzaro. Grazie a voi. Siamo all'interno della clinica San Vitaliano e vogliamo raccontare alcune storie importanti, proprio perché oggi si inaugura, anzi c'è stato il protocollo, si è firmato, perché all'interno della clinica San Vitaliano di Catanzaro è entrato il Tribunale del Diritto del Malato, una cosa che forse è unica in Calabria sicuramente, e qui accanto a me ci sono due testimonianze importanti di persone che hanno seguito con amore, perché solo questo si può dire, la mamma di Simone, che l'ha perso 5 anni fa, Simone, l'anno scorso, è stata 5 anni invece. 5 anni di ricoverati questi. Ecco, Disla, è così? Disla. E la mamma di Danilo, morta sempre di Disla. Sì. Morta. Quanti anni è stato ricoverato? Mi ha detto che lei è stato ricoverato con la mamma. Io ho vissuto qui per quasi 6 anni, sì, insieme a mia madre. Partiamo dalla mamma di Simone. La mamma di Simone, che l'abbiamo sentita poco fa quando parlava lì davanti a tutti nella conferenza stampa, quasi a testimoniare, perché lei sta arrivando da Cirò. Qui c'è un albero, ha detto c'è un albero. L'ho comprato per Simone. Questo? Sì. Come ricordo suo. Qui. Adesso aspettano che si faccia un pochino più grande e poi lo pianteranno qua. È un l'albero di Simone. Sì, sì. Ecco, sì. Lei ha parlato della struttura, ha parlato dell'amore. Io ho detto prima la passione anche dei medici e degli infermieri. Il bene che ci hanno voluto. Il bene che ci hanno voluto. Ci racconta brevemente qual è la sua storia, cosa è successo. Diciamo intanto che Simone, chi Simone era Simone? Era uno studente universitario. È venuta questa SLA improvvisamente. Laureato. Mancavano pochi esami alla laurea. Quindi era una persona intelligentissima, preparata al computer. Lui comunicava con il comunicatore ottico. Quando poi andava tutto male, chiamava Danilo, che Danilo se ne intendeva un po' di questi oggetti, ce lo riparava, perché sennò Simone andava in tilt quando non poteva comunicare. E i compleanni li abbiamo festeggiati qua, i Natali li abbiamo festeggiati qua, tutte le feste importanti le abbiamo festeggiati qua. Addirittura anche la festa degli innamorati, perché Simone ha avuto una fidanzata. Come ha saputo della malattia, l'ha mollato subito. La fidanzata è il nome solo, non voglio sapere il cognome. Lucia, sì. Lucia è scappata. Sì, forse si è messa paura, chissà, non sappiamo. Ma di fronte alle gravi malattie scappano tutti, sì. Lei lo ha detto, questo impatto. Poteva anche fare finta magari i primi tempi, poi magari dice l'amore se n'è andato e me ne vado pure io. Ma non è stato così. Allora vuol dire che non era amore, non amava Simone. E quindi poi l'abbiamo persa e ho dovuto anche sopparcarmi le festività dell'innamorato. Dico, Simone, tu non hai una fidanzata, allora io adesso ti vado a prendere il regalo e facciamo finta, mamma, sei tu la mia fidanzata, mi diceva sempre. E io in questo amore che lui aveva per me, io... Storia di vita, nasce e si accorge della malattia a che anno? Quanti anni aveva? 31 anni. 31 anni. 10 anni ha durato la malattia, giusto? Come ha capito che... L'avevo capito subito. Subito l'abbiamo capito, prima di fare l'esame del midollo, perché siamo andati da un professore all'Università di Ferrara e io ho detto, professore, ma è la malattia di Max Welby? È come quella? E no, è proprio quella. Non ci volevo credere, nella mia ignoranza, dico, ma è quella? Sarà diversa? È meno peggio? Invece era proprio quella. E da lì si chiama Calvario? Io non l'ho chiamato Calvario perché in tutti questi anni Simone a me mi ha arricchita di tante cose.
non mi sono mai annoiata, io non conoscevo la noia. Anzi, se erano quelle giornate no, gli dicevo sì, ma oggi non ti senti bene, sei nervoso, maltratti la mamma, sai cosa faccio? Io mi vado a prendere un caffè, esco, poi torno. E lui era tornavo più carica. A un certo punto le ha detto, vabbè, a parte poi parliamo del sogno della carrozzina, lo parliamo dopo. Ah sì, sì. Dopo, sì. Lo diciamo dopo. Sì, sì. Ma questo Simone che aveva accanto la sua mamma, mano nella sempre, mano. Sempre, sempre, io ero sempre qua. Come Danilo ci dormiva, ma io non dormivo, perché non potevo fare notte e giorno, ma sentiva. Non me la sentivo. Lei arriva da Cirò? Io vengo da Cirò e ho preso una casetta qui vicino, sì, vicino abitavo a Ponte Piccolo. La sua vita poi si è trasferita qui al San Vitaliano? Mio marito, ho lasciato la casa, ho lasciato tutto e me ne sono trasferita. Unico figlio? No, ne ho un altro di 33 anni che si è laureato. E cosa, ecco, come ha vissuto anche l'altro fratello? Veniva sempre a trovare il fratello e mi ha lasciato sempre questa dedizione al fratello. Però adesso mi ha detto ultimamente, mamma, vedi che adesso ci sono io. E quindi io adesso vado dall'altro figlio, tra un po' di giorni parto, ecco. E quindi vado anche da lui. Io le chiamo mammi, sono delle mamme speciali. Ma perché... è vero, siamo delle mamme perché vogliamo bene ai figli, non siamo niente speciale. Forse abbiamo una molecola in più che magari, non so, una molecolina, forse una mezza molecolina che ci fa agire diversamente, ma forse è la malattia che ci fa agire così. Perché magari se fosse sano il figlio non ci comporteremmo così, così con tanta energia. Lei ha detto anche il fatto di essere infermiera mi ha dato la forza, la capacità di gestire, di intuire meglio, intuire meglio il figlio Simone. E tra l'altro era il primogenito. Era il primogenito, sì. Dopo 9 anni ho avuto questo figlio. Dopo 9 anni. Un bambino desiderato. Io ero sterile prima, poi mi sono dovuta curare. Quando è arrivato Simone per noi si è riempito il mondo. Io e mio marito, anche mio marito, adesso non è che lo tengo in disparte, perché l'ultimo anno lui è venuto a vivere con me, perché poi gli ho detto, guarda Enzo, io come c'è, sono un pochino stanco, devi lasciare il lavoro, lo devi lasciare, devi venire a vivere con me, perché io da solo non ce la faccio, perché Simone poi aveva delle esigenze un po', e io avevo bisogno di riposare un po' in più, perché io ho 66 anni, non sono bimba, sono grande. Senta, il suo marito come l'ha vissuto? Mio marito, no, nelle cose difficili mi chiamava, nelle cose difficili mi chiamava sempre. Ha reagito per quanto riguarda la malattia del figlio? Sì, ha reagito, ma non come me. Vi è capitato di dire perché a noi? Sì, ce lo siamo chiesti, ma io mi sono fatta sempre questo esame di coscienza. Simone era troppo buono, troppo bello, troppo bravo. E ce l'ha solo prestato il Signore. Ci ha fatto sentire questa gioia, questo amore per questo figlio, e poi ce l'è preso di nuovo. Simone, malato di SLA, a un certo punto pone una domanda alla mamma. Quando arriverà il momento? Sì, e glielo ho detto. Simone, affidati solo alla Madonna. Lei ti aiuterà in quell'ultimo momento. Perché arriverà. Ma non ci devi pensare adesso. È lontano, questa cosa è lontana, ma poi è arrivata. Difatti è arrivato, poi si è lasciato andare. Lei in ogni caso combattendo, aiutata da questa clinica, perché unica clinica. Chiesa, anche la fede. Alla fede, anche la chiesa. Fede. Lui la missione, fede. Ho parlato di missione. Io. È missione, e le mamme sono missionarie, le mamme sono per natura missionarie. Le mamme sono per natura, così. Ecco, e la clinica San Vitaliano quanto ha aiutato? Ci ha dato molto. Pensate voi, se io ero a casa con Simone mio, c'era da impazzire. Perché quante persone lavoravano per aiutarlo ogni giorno? Cosa accadeva? Perché ogni momento andavano lì da Simone, ogni momento, non c'era un momento che non c'era qualcuno. Mo veniva l'operatore e gli faceva una cosa, poi veniva l'operatore e gliene faceva un'altra. Mo c'era da attaccare il ventilatore, no, anche la pappa che lui faceva, aiutami a dire. Sì, era per la nutrizione. Per la nutrizione, perché non è che mangiava da sola, quindi aveva questa nutrizione come se fosse una flebo che andava direttamente nella PEG. Insomma, erano tanti i problemi, girarlo magari in cucina perché lui non riusciva a girarlo, e la posizione, e tante cose. E poi ci accendevano la radio, o ci accendeva un'altra cosa, la televisione, mamma mia, musica, film, mamma. Sting era il suo preferito. Sting? Sì. C'era un pezzo particolare. E poi c'era anche il napoletano, cosa che è morto, come si chiama? Aiutami a dire. Pino Daniele. Pino Daniele, sì, si stravedeva per Pino Daniele, sì. E io sento la sua musica, mo, c'ho i suoi dischi, c'ho le sue cose, e mi arrivate a sentire. E quindi lei adesso vive nel ricordo, perché una mamma non... Io sempre vicino. Non si può rimproverare nulla, lei. Cosa si rimprovera? Io dico sempre, ma ho fatto abbastanza, dovevo fare di più, potevo fare di più. Questa cosa mi è rimasta sempre, me la chiedo sempre.
però c'è qualcuno che mi ha detto che dice che non è vero, non potevo fare di più. I medici, non persone qualsiasi. Signora, ma cosa voleva fare di più? Però io mi sento sempre stata, ho fatto di più. Lei ha parlato anche di ricerca, ha domandato. Sì, ho mandato anche le mie cartelle cliniche al professor Chiò a Torino, alle Molinette, perché noi siamo stati visti anche da lui all'inizio della malattia sicuramente, e poi siamo andati ai controlli, lui ci ha fatto avere il ticket, noi non sapevamo neanche di avere il ticket, ha ragione il dottore che non siamo informati, subito ci ha fatto avere il ticket lui, l'esenzione, e andavamo sempre, e ultimamente siamo andati con l'aereo. Pongo una domanda, ecco, a parte l'assistenza sanitaria nazionale, ci vuole anche un'economia per gestire tutto questo? Non ne parliamo di questo, lasciamo stare questo tasto, perché io ero disposto a vendere anche la casa. Sì, sì, ultimamente perché c'era un sogno, detto. Sogno che lei aveva, e la burocrazia in qualche maniera l'ha frenata. La carrozzina è nuova, perché quella ormai con la penna. Era quella con il puntatore ottico, che voleva camminare, perché lui veniva qua, poi magari, vedete? E si faceva una passeggiata, lui voleva uscire, non voleva stare sempre dentro. E noi uscivamo, quanto potevamo uscivamo. Però sto cosa della carrozzina non la poteva più guidare. E quindi con la manuccia non riusciva più a guidare quel cosino che c'era sulla carrozzina. E quindi ci voleva, ecco, quello lì. Una malattia che in qualche maniera ogni giorno che passava si sentiva il peso di questa malattia. Una malattia che va adeguata agli strumenti che a lui servono per poter stare un pochino indipendente, poco indipendente, perché non è che avesse tutta questa, come devo dire, questo movimento non ce l'aveva più, solo gli occhi muoveva. Io ho assistito anche, ho fatto uno speciale su una signora che ha scritto con gli occhi, sì. Scriveva in questa... Ma anche lui, io sono andato una volta in una trasmissione, mi ricordo se era a Cosenza. Sì, comunque ha raccontato la sua esperienza. E lui ha fatto il suo intervento tramite il suo computer con la trasmissione televisiva e ha detto brava mamma, brava, e poi aveva fatto tanti saluti a tutti gli altri ammalati che ci ascoltavano. Riusciva a leggere gli occhi, riusciva a capire? Leggeva. Cioè, lei riusciva a capire Simone? Sì, io sì. Qualunque cosa le chiedeva? Sì. E lui con gli occhi comprendeva che... Poi scriveva quello che io dovevo fare, specialmente se dovevamo organizzarci per uscire. Dico, sì, ma quando vogliamo uscire? Questa data, quella data? Guarda che ci vuole un esercito per uscire da qua, perché non è che è facile uscire. Senta, con te. Oggi il Tribunale del Diritto del Malato dentro San Vitaliano. Potrà fare molto, specialmente nella burocrazia ci potrà dare dei consigli se veramente gli spettano delle cose all'ammalato o se veramente perdono tempo perché il malato muoio e queste cose non glieli danno per risparmiare. Chi ce lo dice a noi questo? Il tribunale ce lo dirà. Bene, chi ci guarda da casa è la sua, una storia di vita, un racconto di una mamma, una delle tante che in qualche... Mi sono per iscritto, mi sono comprato due libri, sì, da scrivere. Adesso appena mi sento un pochino più tranquilla. Perché l'ha detto Danilo, ma credo che è la stessa cosa. Voi sono stati raccolti tanti dati legati alla malattia della SLA. Nessuno mai vi ha chiesto questi dati? Mai. Nessuno. Perché? Ma perché non sono interessate, vogliono risparmiare. Risparmiano. Poteva essere anche un modo di raccontare, di aiutare anche gli altri, sì. Sì. Un'esperienza. Lei si chiama di nome e cognome? Maria Cecilia, la sua storia, ma anche il Simone di cognome? Tommasiello Simone, che io non so se riuscirà oggi lei a mandarmi una foto, ma avrei voluto vedere. Ce l'ha qua la foto, posso vederla? Perché io lo porto sempre così com'era. L'ultima fase? No, era così. Allora, questo qui è prima della malattia. Ecco qua, Simone, prima, un bel ragazzo. Sì, ve l'ho detto che era bello. E questo era durante la malattia. Ecco, inquadrato Ivan, bene, perché voglio vedere bene Simone, perché questa prima della malattia, e poi voglio vedere durante la malattia, perché la cosa che emerge, grazie, eccolo qua, sì. Sì, sì. E qui la, grazie signora. E questo invece durante la malattia, più magro, ma diciamo è lui. Giugno 2018? Sì, 2018. Questo ragazzo che ha combattuto anche lui in qualche maniera. Oh, sì, molto. Ne soffriva vedendo la mamma in qualche maniera soffrire? No, quando non arrivava faceva storie. Dove sei andata a finire? Dove sei stata stamattina? Poi insomma, guarda che devo fare il giro, devo andare in farmacia a prendere fame. No, tu sei andato in qualche altro posto. E dico, ma poi sono andato... Geloso? Da un'amica a prendere caffè. Vabbè, sì, ho capito. Quindi diventava possessivo in qualche modo. Diventava geloso. Geloso e possessivo, giro.
perché dice che io con il mio parlare, detto su parlamento che te nel dialetto. La mamma di Simone oggi ha nel cuore una cosa importante, intanto il figlio che è qua. Sì, sì, questo lo porto. E poi rimane a vita quello che fa. Non si può rimproverare. Vicino, si non si può rimproverare non nulla. Rifiuto mai un... Non si può rimproverare nulla una mamma quello che ha fatto. Insomma, no, qualche domanda me la faccio sempre. Quale? Sempre, quella di non aver fatto abbastanza, ho fatto abbastanza. Dovevo fare di più. Perché poteva campare anche di più volendo. Grazie. Grazie. Danilo, qui c'è un'altra storia, è il figlio. Guardate un po' come si inverte il ruolo, un figlio, una mamma, e il figlio che dà l'amore alla mamma. Quando, intanto quanti anni aveva quando mamma ha preso, cioè, avete riconosciuto questa malattia? Sì, la diagnosi è stata fatta nel 2011. Lei è di Cirò, invece tu sei di Cetraro. Sì. La diagnosi è stata fatta nel 2011, mia mamma aveva 59 anni, giovanissima, doveva andare in pensione dopo 6 mesi, dopo 41 anni. Dice, non si gode, non si è goduto nulla. Non l'ha neanche capita purtroppo quella fase, sì, perché oltretutto rispetto a Simone, che tra virgolette ha avuto la fortuna di essere sempre lucidissimo, mia mamma è stata colpita così forte che non muoveva neanche gli occhi purtroppo, quindi era completamente assente. Addirittura peggiore della malattia di Simone. È brutto dirlo che c'è sempre... Una SLA diversa, qual è la differenza? Vari tipi di SLA, quella mia mamma è del tipo bulbare, cioè colpisce le vie respiratorie in modo aggressivo subito dall'inizio. Di Simone? Di Simone poi sì, era anche abbastanza aggressiva, però gli ha lasciato sempre la lucidità mentale. Invece mia mamma una serie di concause poi. Simone fino all'ultimo è stato lucido. Sì, sì, Simone fino all'ultimo è stato lucido. Questo in qualche maniera l'ha resa felice, in qualche maniera questo, poter comunicare. Sì, sì, sempre. Sì, sì, sì. E quello che faceva specie di Simone era proprio questo attaccamento a questa vita. Perché voleva molto... vivere. Sì, questa vita. Può sembrare strano. Dici, voleva vivere anche da... Sì, 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 sì. Cioè... Anche da malato voleva vivere. Sì, sì, sì. Una semplice febbre, voleva subito essere curato, essere tutto a posto. Cioè, malgrado la sofferenza, malgrado il problema, Simone voleva vivere così. Una cosa straordinaria. Il fatto di aver vissuto questi anni qui dentro comunque. Noi entriamo qui dentro non per guarire, noi sappiamo che non si può guarire da questa malattia, ma per essere curati. Cioè, voi eravate coscienti di entrare intanto in una struttura dove è efficiente un'eccellenza calabrese? Certo, quando sono entrato io avevo appena aperto, erano pochi mesi che era stata inaugurata la struttura, quindi non c'era, sì, non c'era un passato, uno storico che potesse attestare quando... Voi siete lo storico. Noi siamo lo storico. Io, sì, purtroppo, per fortuna, sono la storia di questa struttura finché ci sono stato. Come riusciva poi a dialogare con mamma? Come riusciva a percepire? Perché lei ha detto a un certo punto, io vivevo qui dentro. Io vivevo qui dentro, purtroppo, le ripeto, non potendo lei comunicare neanche con l'apertura e la chiusura degli occhi, era veramente tutto fatto in modo empirico. So che quella cosa le serve, quindi la faccio. Dal minimo prurito che poteva avere, non poteva comunicarlo, io intervenivo prima. Si dice, e lo dico alla mamma, una mamma fa per 100 figli, 100 figli non fanno per una mamma. In questo caso c'è stato un figlio che ha risposto a quella per 100 figli. Infatti, sì, io e mia sorella abbiamo dedicato questi 6 anni a nostra mamma. Non vogliamo essere non voglio passare né per eroi e né per pazzi. È normale, non, era giusto. Era cosa che uno si è sentito giusto, di fare. Chi non lo fa, non è, sì, chi non lo fa, sono d'accordo. Sbaglia, chi lo fa perché lo sente. Quindi non è, chi non lo fa paura? Ha paura, c'è una questione di stanchezza, di una vita all'esterno che comunque va avanti. Noi oggi dobbiamo comunque andare avanti. Aver, tra virgolette, perso 6-10 anni della nostra vita vuol dire sì, annullarsi dal lavoro, dagli affetti, da quella che è la vita fuori, ma non ce l'ha imposto nessuno. Quindi... Cosa si prova vedendo poi la vita che va avanti tutti i giorni, la normalità, il sorriso, il sole che spunta ogni mattina per gli altri che non vivono gli stessi problemi? Ma Simone diceva sempre, mamma, ogni giorno è un altro giorno, ma è un giorno bello lo stesso, così dico io, è un giorno bello lo stesso. Danilo, oggi il Tribunale del Malato è entrato all'interno di questa struttura, ho detto quando si è un'eccellenza, anzi si chiama la struttura dentro come ha fatto il gruppo Citrigno. Sì,
si mette il VAR all'interno affinché ci possa essere chi subito ti riprende. Chi ha la coscienza a posto, come diceva lei, non ha di questi problemi, quindi sono felicissimo, avrei voluto viverlo ai miei tempi, questo tipo di discorso, ma non ci fa niente, va bene anche per gli altri. Cosa possiamo dire a chi ci sta guardando da casa che vive questo problema? Perché voi siete una testimonianza diretta in merito. Qual è il consiglio che date? Cosa possiamo dire a chi vive delle malattie diverse, forse più leggere, di fronte e ne fa un dramma, di fronte alla grave malattia della SLA? Guarda, noi siamo stati abituati a guardare chi sta sempre peggio di noi, perché nella stanza a fianco a me può essere paradossale, ma c'era chi viveva una situazione peggiore, perché averla a 60 anni è un discorso, averla a 30 magari è peggio, ma chi è egoista pensa no, il peggio ce l'ho io, quindi tutto quello che è fuori non mi interessa. Malgrado questo tu guardavi Simone 30 anni? Certo, io guardavo Simone. Mamma 60? La mamma. Stavano Simone peggio di lui? Sì, perché dice mi lamento io che sono giovane, allora l'altro che deve dire? Più giovane ancora. Ci sono anche dei bambini, sono dei bambini. Bambini, purtroppo, ripeto, se uno vuole andare a cercare le cose brutte ci sono, ma uno le deve andare a cercare per poter aiutare gli altri. Noi oggi attraverso l'associazione, attraverso l'AISLA facciamo questo, perché ripeto, loro sono ammalati di SLA, noi ci siamo ammalati degli ammalati. Adesso tu fai parte invece dell'associazione? Sì, io sono un volontario dell'associazione AISLA, siamo presenti su tutto il territorio calabrese. Proprio domani c'è un'importante iniziativa, facciamo al Teatro Morelli a Cosenza alle 18 per cercare di sensibilizzare e per cercare di raccogliere fondi, perché come si diceva prima i soldi servono sempre. La storia della mamma, il nome? Maria e di Danilo fanno parte di un articolo 21 che ha raccontato oggi l'amore di un figlio e l'amore di una mamma per un figlio e l'amore di un figlio per una mamma. Si completa qui, perché credo che c'è un legame talmente forte tra mamma e figlio che non si rompe mai, da quando nasce, da quel momento. Grazie. Grazie a voi. Grazie di cuore. Grazie. Grazie a voi. Grazie della testimonianza. Ho voluto registrare questo momento per dare l'idea anche a chi ci segue da casa, quello che avviene, quello che succede, e spesso ne facciamo un dramma anche per piccole cose. Ecco, per questo motivo oggi abbiamo mandato in onda questa intervista.